Ehi ragazzi, ciao a tutti da Nick, raga, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa Alma Missouri. Come sempre raga, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, ci trovate un link che vi permette di comprare questi e molti altri giochi scontati. Vi ricordo anche che in descrizione ci trovate i miei canali social. E ultima cosa, se non vi siete già iscritti al mio canale YouTube, ovviamente io vi invito ad iscrivervi. Se lo fate, ricordatevi anche di abilitare le notifiche, così YouTube per l'appunto vi avvisa ogni qualvolta carico un nuovo video qui sul canale. Allora ragazzi, sono andato avanti giusto 2 minuti. Sono andato a scaricare l'avena, 40.000 litri di avena nel silos, così siamo a posto, tanto abbiamo già dato ai cavalli. Ho dato un altro pochino di cibo alle galline, anche se ancora ce ne vuole parecchio. E poi ho messo i barili vuoti, li ho messi nella fabbrica, quella che fa l'olio, insomma, e il petrolio. Difatti aspettate che mo però devo controllare, perché non mi ricordo se è attiva oppure no. È attiva. Barili vuoti, sta facendo pure lei quindi il petrolio. E quindi ho fatto giusto 2-3 cosette e niente più. Allora, dunque, mo andiamo avanti perché non mi ricordo che altro c'è da fare. A parte che devo dare da mangiare agli animali, a parte che qua devo ranghinare. No, qui ci dobbiamo fare... Aspetta. Se non ricordo male, io devo fare fieno e insilato. No, mi sa che famo solo insilato, perché il fieno ce l'abbiamo. Il fieno ce l'abbiamo. A me serve fare... A me serve fare... perché, beh, ce n'è un po'. Famo principalmente solo insilato, che quello mi manca di più. Allora, comunque sia, raga, finalmente, diciamo, la Giants è tornata, diciamo, dalle vacanze, no? E quindi diciamo, riapparse un po' di mod nel mod hub. E niente, ne ho scelta una così semplice perché, trattori per ora ne ho pure troppi. E quindi ho pensato, prendiamo una cosa che non ho. E niente, in pratica ho messo la mod, quella del... Una moto da cross, così, perché comunque in America ci sta, no? Avere una moto da cross in America penso che ci sta. In pratica, eccola qua, e ovviamente una moto anche per console, oltre che per PC, Lizard CRF 450R, 17.500 euro. Ed eccola qua, ragazzi. Allora, è bella dettagliata, bisogna dire. Non mancano i dettagli, è una moto fatta bene, molto dettagliata. Allora, possiamo aggiungere, diciamo, qui queste, penso, protezioni, probabilmente. Vediamo, non lo so, che cosa ci metto, vediamo. La 6 era bella, mettiamo la 6, questa qua. Sì, la 6. Il tipo di scarico... Classico, diciamo, cromato, oppure c'è questo. A me piace questo. Allora, protezioni per le mani, perché no? Metti che cado e poi si può modificare il colore principale. Allora, andiamo a noleggiarla, sono 923 euro. La prendo a noleggio, tanto alla fine, sì, potrei anche comprarla, ma va bene anche a noleggio, tanto non è che la uso granché, quindi anzi... È giusto per abbellimento. A proposito di abbellimento, raga, ma devo togliere gli alberi di Natale. Ormai Natale è finito, eppure a Befana è passata. Ormai siamo fuori periodo. Devo togliere i pupazzi di neve, tecnicamente li potrei anche tenere, perché tanto la neve ancora in teoria a gennaio c'è. La neve la potrei anche tenere. I pupazzi, voglio dire. Però l'albero di Natale oramai è bello che è passato. Allora, quanta paglia, mio Dio. In teoria c'è da raccogliere ancora cose, no? Io ancora che ho un po' di mal di gola, diciamo.
Allora, apri. Scarica. In teoria dovrei andare a lavorare. Ce n'è terreni da lavorare ancora. Questa è sempre avena. Chiudo lo tubo. Dispiega questo. Abbassa. Chiudere non c'è bisogno, che tanto dobbiamo andare a lavorare in un altro terreno. Mo ovviamente raga, tra un attimo proviamo la moto, la portiamo in farm, la parcheggiamo, la teniamo per abbellimento. C'è ancora il vecchio percorso, lo cancelliamo, non mi serve più. Allora, vediamo un po', quindi io tecnicamente dovrei mandare il tutto sul 29. Solo che il 29 non ce l'ho segnato, quindi ci devo andare manualmente. Ok. E allora, raga, le feste sono finite, quindi molti di voi sono tornati a scuola. E un altro anno se n'è andato e già ci prepariamo quasi quasi per il prossimo. Allora, io intanto, se lui non si va a schiantare, quasi quasi vado a vendere sta roba che non mi serve più per sta vadì di Natale. Me la tolgo davanti, se non me vado a schiantare. Forse ce n'è qualcuno da un'altra parte, però per ora tolgo questi. Ok. Allora, abbiamo tolto quindi gli alberi natalizi, anche se credo che dai suini ce n'è forse ancora uno di albero di Natale. Anzi, c'è di sicuro un albero di Natale nei suini. Ma io per ora direi che mi devo concentrare qua. E difatti qua c'è da lavorare. Qui è dove ho fatto lo sbaglio, che non me ne sono accorto, sono passato e ho distrutto tutto. Questo sarà tipo frumento, sempre per le galline che mangiano come i porci. Quindi pensate un po' ai porci come mangiano. Allora, questo no, questo è, no, questo è qualcos'altro. Questo forse che è segale, che credo, rie, non mi ricordo che cacchio è. Quello che è, se è impossibile fare un percorso pure. Dai, non me lo dire, non me lo devi dire, non me lo devi dire. Cosa? Come il registro ha troppe informazioni? Ma che stai a dire? Che siamo a scuola che c'è il registro? Che è sto registro? Oh, meno male, è andato stavolta. Miracolo fu. Allora, e mo invece me ne vado. E mo me ne vado invece. E mo me ne vado un attimo a scaricare questo e poi lo portiamo lì dove serve, dove abbiamo iniziato a trebbiare, che ovviamente va scaricato. Ancora c'ho da dar da mangiare agli animali. Mamma mia. Tecnicamente non è roba complicata, però. Ah, comunque, che stavo a dire? Oh, che dobbiamo fare insilato anche, è vero. Dobbiamo anche fare insilato. E non faccio fieno perché ancora ce n'è un po' qua e là. Vabbè, si può anche comprare alla fine, eh. Comunque, con quello che ho ci faccio insilato. Che poi l'insilato costa più caro del fieno, quindi. Ce la famo? Più avanti? A posto. Ok. Che facciamo? Andiamo a prendere questa moto e la portiamo in farm, così la vediamo. Ah, se non l'ho già detto, in descrizione c'è anche il link con la lista delle mod che uso in questa serie. La lista delle mod che ho, c'è anche una lista di mod che ho creato io per farming. Mo dove lo metto questo?
Io lo lascerei qua. E che c'ho paura, non so da che parte lui va a scaricare poi. Ma vediamo, però lasciamo qua. Allora, vediamo un po' dove sta moto. Eccola qua, raga. La nostra motocross. Qui sapete cosa? Ci vuole... Forse ci vuole un vestito più adatto, giustamente. Con la moto ci vuole il vestito da motociclista. Però motociclista direi all'italiana. Quindi in pratica motociclista senza casco, giustamente. Sennò che motociclista all'italiana è, scusami. Motociclista all'italiana. Oh, guarda, rosso con rosso non si capisce niente. Sì, signora moto, se per caso si drizza, lo so che suona male. Scusa, mettete dritta, le mortacce tua, non mi fa parlare un dialetto che non mi appartiene oltretutto. Che da siciliano vado a dire le mortacce tua, ma così è però sta moto. Che stiamo a fare? Ho fatto giusto appena 5 metri e già ho capito che sta mod non mi sta a piacere. Sì, a no, ho fatto 5 metri e già mi sta sulle balle sta storia, Cioè, ho fatto sì e no 5 metri e già mi sono andata a impantanare? Già cominciamo alla grande. Te devi mettere dritta. A posto siamo, sta storta. Chi l'ha fatta sta mod dopo Gigio? Oh! Ma che cacchio, raga? Madonna mia, è peggio del Fiat Ducato. Che anzi, che quello anzi, no, a dire la verità non è fatto. No, a dire la verità il Fiat Ducato problemi non me ne dà. L'altro, quell'altro che ho provato mi dava un po' di problemi. Il secondo Fiat, però ancora nella Land of Italy, no? Ci abbiamo insomma un Ducato che ogni tanto sbatte per terra, no? Ma questa peggio, Questa, a parte che inquina in un modo tale che sono sicuro che Greta con me in moto non ci viene, però... Ammazza quanto fumo! Oh, porca zozza! Sai che ti dico? Una spazzatura la butto, va! Ma che stai a scherzare? Oh! Alla grande proprio! Sì, tempo che arrivo in farm si è fatto notte, scusami! No, ma io dico veramente, raga. Ma signori Giants, ma le mod le provate prima di pubblicarle, mi pare. Lo facevate una volta. Una volta le mod le provavano prima di pubblicarle. Cioè, ma io dico, ma chi aveva il dovere di provare questa mod? Non se ne è reso conto che non sta dritta? Almeno, mi pare che dalle impostazioni qui non c'è niente. Non c'è nulla che riguarda questa moto, quindi non è che... Si raddrizza leggermente, quando svolta a destra un pochettino si drizza, lo so che suona male detto così. Proviamo a far così. Ma è... Oh, in teoria è una moto da cross, ma già in strada non va, figurate come va fuori strada. In teoria io qua dovrei fare i salti mortali. Fuori strada, no? Questa è una moto fatta apposta per guidare fuori strada. Ma non ce la fa neanche in strada a camminare, figurati come cammina fuori strada. Allora, raga, questa è la situazione. Visuale in prima persona. Sto anche con la testa storta già che c'è. Oh, si è raddrizzata, oh! Che cosa è successo? Si è raddrizzata all'improvviso. Così. Si è sentita chiamata in causa questa mod e ha detto ok, mo me drizzo, va. Non lo so io. Veramente, si è raddrizzata, scusate. Sarà che non lo so io, va. Non lo so, avrà assunto qualche pillola blu e si è messa a posto sta mod, mi dissocio. Quello che sta a fa, bloccato da un ostacolo. Quello si è bloccato con un ostacolo. Oh, finalmente sta andando dritta, chissà per quanto tempo. Certo, ma se stai col pipino di fuori è normale che vai a sbattere, no? E per una volta nella vita va dritta.
Però ti voglio adesso che io rallento, vado piano e vediamo che succede. Vediamo, ecco, mo se butta di lato. Allora, per ora sta andando, Aspetta, fammi provare. Allora, facciamo delle prove. Ecco, mo sta andando, Sto a fare delle prove, sto a fare delle curve. E allora prima che caspita aveva? Mo sta funzionando. Prima non andava. Mo si raddrizza. Ma che caspita? Vabbè, io non lo so, sarà il rodaggio che ho fatto. Vedi, mo sta dritta, prima non ci voleva stare, ma ti pare normale? Adesso sta dritta, prima non ne voleva sapere. Ok. Ora ti voglio tra poco quando io la vado a riprendere, perché adesso l'ho parcheggiata che c'ho altro da fare. E mo ti voglio vedere appena io. Tu dove cavolo stai andando, bello de zio? Te credo che ti sei bloccato, sei scemo. Che stavi combinando? Chiudi sto piripingolo. Ma sto treno fa proprio schifo, è strettissimo. Qui mi sa che. Questo è pieno pure, caspita, madonna. Quante cose da fare? Io ancora devo fare l'erba e. Diciamo, devo fare l'insilato più che erba. Ce la facciamo, bello de zio? Ce la faremo? Intanto le galline non si possono lamentare. Ci ho dato finora 200.000 di frumento, che a dire la verità mi sa che ci sto solo a rimettere. 200.000 di frumento sono 200.000 euro. 200.000 euro di cibo alle galline, ma ti pare normale? Non è mica poca roba, eh. Le vacche non ne parliamo ormai, ormai qua pare tutto buggato per quanto riguarda, insomma, l'etame lì, la paglia che non la prende. Allora andiamo a vedere sti animali come stanno combinati, va. Suini non c'hanno più niente, pure lì qua mi vogliono. Vitelli stanno messi male, galline sono le uniche appunto con 200.000. È una situazione qui con gli animali veramente complicata, perché c'è da dare veramente tanto, 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 tanto cibo c'è da dare. Allora, quello deve essere scaricato, quell'altro lo devo pure scaricare. Madonna. Giocare da solo a mappe come queste è troppo difficile, c'è troppo lavoro, troppo da fare. Sono mappe belle. Io, raga, sperando che quest'anno esce il nuovo farming, spero che fanno un qualcosa sul prossimo farming che semplifica la vita. Cioè, ti danno tanti terreni, dammi la possibilità in un modo o nell'altro di lavorarli in qualche modo, non lo so. Non lo so, ci vuole un qualcosa di più. Ci vuole un po' più di gestionale. Ci vuole qualcosa di più meglio dell'operaio, in modo tale che si può lavorare anche giocando da soli, perché sennò è una sfida star dietro a tutti. Allora. Questo metto qua. E devo andare a scaricare quello. E poi andiamo a riprovare la moto, anche se ho i miei dubbi adesso, cioè quando si raddrizza a posto, però prima ti fa penare 1 km, per 1 km mi deve far penare. E poi quando si raddrizza tutto a posto.
Ok, scarica. Allora, tanto tra poco la devo raddrizzare. Allora, questo qua mi serve per dar da mangiare alle pecore, che le pecore stanno a rompere le scatole, che non hanno cibo. Allora, l'ingresso è lì. Allora, mi serve alfa alfa, che erba, è erba normale. Spawn 1, caspita, no. Almeno 3. Questa è erba normale, quindi la diamo per forza di cosa alle pecore, che sono le uniche che prendono erba normale. Nessun altro prende erba normale. Solo le pecore prendono erba. Tutti gli altri vogliono fieno. Ovviamente anche le pecore accettano fieno, però l'erba è più facile da fare, più sbrigativa. Quindi, dato che ce l'ho, c'è un piccolo! Al volo proprio, eh! E ce ne vuole di erba, eh? Pure che faccio il pieno dura niente, pochissimo. Dammi altri 3. Gli do questi altri 3 e siamo a posto con 6. Oh, cioè non ribaltare niente. Va bene, allora per ora 6 balle e ancora non so contenti. Ci ho messo dentro 6 balle e ancora minimo minimo altre 2 ne vogliono, minimo. Allora, capretto, vitello, gallina, mi pare, beh, maiali, un giavazzecchio. Come faccio ad andare a mangiare a tutti qua? Allora, dal punto di più vicino. Ok, allora la moto? La moto? Vediamo la moto se si raddrizza, mo. Perché giustamente tu che fai? La moto non la usi, poi la riprendi. E mo vedi che... Allora, forse ho capito qual è il problema, vediamo. Pensavo che doveva andare a una certa velocità e poi si raddrizzava. Sto andando alla velocità massima e non si raddrizza. Quindi da che cosa dipende per raddrizzarsi? Prima dopo un po' si è raddrizzata, si è messa dritta. Ho pensato che era una questione di velocità. Però anche se vado a 60 km/h non si raddrizza, sta storta. Quindi da cosa dipende? Che cos'è che all'improvviso gli dice ora mettiti dritta? Ma neanche se mi butto di lato si raddrizza, se ne sta storta. È proprio la mod che per un po' dice devo stare storta, poi dopo un po' ci ripensa e si mette dritta. Niente, dici devo stare storta. Pure che vada a 62, che è la velocità massima, non si raddrizza. Non capisco da cosa dipende. Posso provare vari... Aspetta, si è raddrizzata? No. Sì, vabbè. Ma manco ci fosse un... Non lo so, cioè non ce la fa neanche a passare per di qua. Niente, secondo me la mod esteticamente è bella, però per quanto riguarda la funzionalità, niente, non è buona. Poi dopo un po' magari si raddrizza, ma non si capisce in base a cosa, e devo aspettare che si raddrizza. Sto provando vari tasti. No, spendo il motore. Aspetta, si è raddrizzato. No,
Banane. Sì. Ora si è raddrizzata. Allora devo capire da cosa dipende, raga. Guarda, non... Ah, ok. Devo capire da cosa dipende. Ok, mo sta storta e non si raddrizza. Ok. Allora, se spengo il motore e riaccendo... Si raddrizza? No. Pensavo che era una questione del motore. Niente. Pensavo che spegnendo e riaccendendo... Niente. Non lo so, dopo 2-3 minuti che guidi si raddrizza. Prima non ne vuole sapere. Dopo un po' che guidi si raddrizza. Ma prima... E poi, che poi, oh, non è che dici, vabbè, ci faccio i salti in giro. Ma che, pure che becca un gradino da un centimetro, ci sbatte contro e non cammina più. Pure che c'è un gradino di 2 centimetri, niente, ci sbatte, non lo scavalca. Roba che persino il golf cart lo scavalca. Tipo qua. Qua ce l'ha fatta. Niente, non lo so da cosa dipende per raddrizzarlo, raga. Non lo so. Non lo so. Andiamo a parcheggiare la moto qua. E vi dirò che non è tutto sto granché. Esteticamente è bella tenerla, ma da guidare... Niente, ci dovete stare su per un po' di tempo e poi magari... E poi magari va bene, insomma. Va bene, raga, io mi sa che concludo il gameplay, che il tempo è volato via. Spero vi sia piaciuto, ragazzi, questo gameplay. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate appunto i link delle mod e dei social e di tanto altro. Ci si becca, ragazzi, ciao alla prossima!